buonasera, benvenuti a questa serata che passeremo insieme, un'ora circa passeremo insieme. Vedete, oggi sono in borghese perché questa sera non sono il direttore della Corale Santa Cecilia, perché qui ci sarà qualcuno ben più importante di me. Mi è stato chiesto di dire due parole, sono abbastanza emozionato stasera perché questo è veramente un evento importante per la nostra corale, per la nostra città, perché abbiamo avuto questa grandissima fortuna di avere con noi questo giovanissimo maestro che viene dall'Irlanda. E mi è stato chiesto appunto di dire due parole su come è nata questa cosa, e è nata in maniera molto casuale. Forse qualcuno avrà letto l'articolo di presentazione sul giornale cittadino. Saltuariamente mi capita di girare un pochino in rete per vedere, di trovare nuove partiture, nuovi brani musicali da poter eseguire con il coro. E circa un anno fa, girando appunto in internet, mi sono imbattuto in un brano dal titolo Flow Water, che tra l'altro è il brano con cui inizierà il concerto questa sera, e la curiosità mi ha spinto ad ascoltarlo e sono rimasto incantato dalla melodia, dalla semplicità e dalla bellezza di questi suoni. Ho cercato di vedere chi fosse il compositore, ho fatto una piccola ricerca, ho trovato il suo link e nel link c'era la sua email e io sfacciatamente ho mandato un messaggio, ma poi mi sono quasi dimenticato. Il giorno dopo, aprendo la posta, ho visto che c'era una mail proveniente dall'Irlanda e Damian mi aveva risposto. E così è nata questa amicizia, una volta si chiamavano amicizia per lettere, oggi diremo amicizia per mail. E ci siamo tenuti in contatto, abbiamo parlato, abbiamo condiviso le nostre esperienze. Poi in ottobre io con il presidente e con altri due membri della corale abbiamo preso l'aereo e siamo partiti per Dublino. E ci siamo incontrati con Damian a Dublino, e in un semplicissimo pub davanti a della buona birra, possiamo dire, e con tutte queste partiture sul tavolo abbiamo iniziato a parlare e a discutere su questa possibilità di averlo ospite a FabrIano, e lui è stato entusiasta immediatamente. Per noi è stato quasi un sogno avere questa opportunità di portarlo nella nostra città. E così il tempo è passato, siamo rimasti in contatto, abbiamo organizzato tutto e 5 giorni fa è arrivato. Noi siamo andati a Roma a prenderlo e abbiamo iniziato subito la sera stessa. E dico la verità, dopo la prima lezione che lui ha fatto, io ero anche un briciolino geloso. Sinceramente, vederlo con questa forza, con questa energia, con questa vitalità. In effetti ne parlavo col presidente, l'ho voluto fortemente per questo motivo qui, perché credo che una bella ventata di freschezza, di bravura, di gioia, di forza è servito sicuramente. Poi vedrete stasera. Il concerto di questa sera è un concerto un pochino sui generi, perché non è il consueto concerto, no, canonico, eccetera, ma bensì è il risultato di 5 giorni di lavoro. Poi abbiamo avuto, e poi termino, la chicca, cioè la ciliegina sulla torta. Ci hanno fatto questa grande sorpresa di arrivare qui da noi il coro che Damian dirige in Irlanda, appunto, che è un coro esclusivamente maschile. E quindi qualcuno l'avrà visto in giro per FabrIano, alle 6 addirittura ci siamo messi a cantare davanti alla fontana su Rinaldo, quindi abbiamo fatto un po' di chiasso, il sindaco non ce ne voglia, abbiamo un po' animato la città, perché loro sono così, sono delle persone meravigliose, splendide, sempre sorridenti, sempre allegre, sempre pronto al gioco, allo scherzo, eccetera. Però vi assicuro, poi siamo entrati in chiesa, abbiamo fatto le prove, sono rimasti incantati, che cantano in maniera divina. E quindi noi avremo questa opportunità di sentire la nostra corale che vi propone quello che ha studiato in questi 5 giorni. Poi ci sarà la parte in cui si eseguiranno loro come coro e alla fine ci sarà la sorpresa finale, canteremo tutti quanti insieme. Io finisco qui e lascio il microfono a Damian, lo chiamo qui vicino a me. Damian, prego. Buon ascolto.
Buonasera a tutti. Poco italiano. I come to Italy. This is my first time in Italy, and I've been treated so well by this choir and this chorus master as well. È la prima volta che vengo in Italia e sono stato accolto benissimo sia dal maestro che da tutta quanta la corale. We will now do a number of pieces that are written by me. Also, we will do two spiritual madrigals, followed by two pieces that I composed as a requiem. Iniziamo con l'ascoltare una parte di brani. La prima parte è stata composta da me, poi ci sarà un brano, diciamo, italiano e un brano che viene da un madrigale spirituale italiano, per poi concludere con due parti di un requiem sempre scritto da me, che è il Confutatis Maledictis e In Paradisum. The first piece I'm going to do is called Flow Water. That's the title, Flow Water, and the music is about how water moves in a river and creates certain notes and different styles. Il primo brano che andiamo a presentare si intitola Flow Water, acqua corrente, e è un brano che ricorda il correre dell'acqua, il gorgoglio e tutti quanti i suoni che quest'acqua emette mentre scorre. The second piece we are going to perform is called Dreamlight, and this piece came to me in a dream when I was asleep, and when I woke up I wrote down this music. Il secondo brano che andiamo ad interpretare si intitola Dreamlight, vuol dire la luce del sogno. Questo è un brano che ho sognato durante una notte, mi sono svegliato e ho iniziato a comporlo. I hope you enjoy the rest of the concert. Now sit back, relax. Thank you. Spero che avrete piacere e apprezzerete il resto di tutte quante i brani che andremo a presentare. Ora sedetevi e rilassatevi e ascoltate. Thank you.
al momento. Thank you. Oh, grazie. Okay. Thank you very much. I hope you enjoyed my compositions. We'll hear some more arrangements later. The next couple of songs we're going to do are non-sacred Italian, a mixture of non-sacred Italian pieces, and also a couple of Irish wedding songs, typical Irish wedding songs. Spero che voi abbiate gradito quello che avete ascoltato finora, le mie composizioni. Oh, Nardis! Oh, ma ce n'è una che ancora ho composto e che dobbiamo presentare, che è in Paradisum. Yes. To say something about it. This piece is a piece of music that I composed for my university college degree. In Paradisum è un brano che ho composto come tesi finale della mia tesi di laurea. Mi sono laureato in musica all'università di University in Waterford. Waterford, in Irlanda. This piece is based around God in heaven, and I try to make music for God up in heaven. Yes? Intitolandosi in Paradisum, questo è un brano che parla di Dio nell'alto dei cieli, e quindi quello che è il paradiso per tutti quanti noi. Sì, hope you enjoy. Okay. Spero che apprezzerete. Ok, we'll give it a go, yes? Okay. Okay. Thank you.
grazie, grazie, grazie a tutti. The next couple of songs we're going to do are non-sacred Italian and typical Irish wedding songs. And the final one then is called Contrapunto Bestiale Alimente. It's a kind of a joke song about animals, and you get to hear all the animals' voices. So listen out. Allora, i prossimi brani che vi andiamo a presentare sono in parte provenienti dalla tradizione irlandese e in parte dalla tradizione italiana. Magari leggo i titoli. Viva tutte le vezzose è un brano intorno al 1700, la cortigiana intorno al 1500 e poi andiamo con An Irish Blessing, che è una benedizione irlandese. She moved through the fair, che vuol dire lei attraversò il mercato, è un brano che viene proposto durante le marce nuziali, durante le nozze. E poi terminiamo con un contrappunto bestiale alla mente, che è una sorta di gioco tra i versi degli animali. Ok, buongiorno. Grazie.
Meow, 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 meow
Padre Nostro, Our Father, and it's by Kedrov. It's a holy piece, yes? And the second two pieces we are going to sing are two traditional Irish pieces from Ireland. They're typical traditional Irish pieces, so I hope you enjoy. Il primo pezzo che vanno a presentare si chiama Padre Nostro, quindi Holy Father, composto da Kedrov, ok. Mentre gli altri due brani che andremo ad ascoltare si intitolano Will You Go Lassie e The Old Triangle. Sono dei tipici brani di musica irlandese. Sì. Okay. The two traditional Irish songs we're going to sing are called The Old Triangle and Will You Go Lassie Go. And Will You Go Lassie Go is dedicated to our good friend Victoria, who has come to see the concert. So this is for you, Victoria. Thank you. Allora, il brano Will You Go Lassie, questo brano tradizionale, è dedicato a Victoria, che è qui tra noi e che è venuta ad ascoltarci. Yes.
Celli, and I composed it for the Franciscan monks of Mount Mellery Abbey. I think it's Franciscan. Yeah. Yes, and it's called Regina Celli. And in this song, we're going to be joined by the men from Coro Santa Cecilia. Il prossimo brano che andiamo a cantare è stato composto da Damien, si intitola Regina Celli ed è stato composto per dei monaci francescani che stanno in un'abbazia vicino a Waterford. E per questo brano il coro Dordán sarà insieme ai maschi, agli uomini del nostro coro Santa Cecilia. And the final song we're singing is called Nini Arik, and it's a song I composed for Coro Santa Cecilia, and it's in Irish, but the Italians have no problem with the Irish. This is a song welcoming spring, so you will hear very traditional Irish sounds in this song. Come lui ha provato a cantare in italiano e in latino, adesso proviamo noi a cantare in gaelico. Quindi lui ha composto questo brano che è, si intitola Ainini. Ainini Arik. Esatto, quello. che ha composto per noi e quindi noi andiamo a cantare tutti insieme. Yes, all together. Yes. Okay. Buon ascolto. Thank you.
very much for coming to listen to our Irish music and Italian music, Irlandi and Italiano. I was so privileged to have been invited by Paolo De Vito and the choir here. They've treated me like a family. They really have. I've been brought around Italy and I've eaten loads of food and loads of vino bianco. mi piace, mi piace. I just want to say a huge, huge thank you to one man, Paolo De Vito. Could you stand up there, Paolo? For making crystal glass, and I would like to present this gift to you. Una dedica per la corale Santa Cecilia da ovviamente il gruppo corale Dordán. Io non parlo gaelico. The World Four in Irlanda, e questo è il loro stemma. E credo che questa sia una metafora per dire che questo lo dobbiamo riempire di birra, ovviamente. Ecco, loro sono abituati a bere questo vino, se non ne prendiamo la metà ci andiamo praticamente a dormire. Io non volevo aggiungere altro, però in questo momento una parola la voglio spendere. Cioè, per me è stata una grandissima emozione veramente stare con Damian a esattamente la metà dei miei anni, cioè io ho il doppio degli anni di Damian, però questa è la dimostrazione che questi giovani sono veramente grandissimi. Io ho imparato tantissimo, più in questi 5 giorni che forse in tutta, non dico la mia vita, ma mi ha insegnato veramente tantissime cose. La più importante è la gioia, la felicità di stare insieme. La gioia, la felicità di stare insieme non conosce confini. Irlanda, Italia, Europa, mondo. E io credo che se più spesso noi ci incontrassimo cantando e giocando delle note musicali, probabilmente tante cose brutte al mondo non ci sarebbero. E questo è un pensiero che mi ha girato molto in questi giorni. Lui, prendendomi in giro, mi ha sempre detto che io sono il suo papà italiano, perché ho mio figlio che è più grande di lui, quindi. Però in compenso non c'è solamente papà, ma c'è anche il nonno che è quinto. You are my Italian dad, and Quinto, fifth in English, is my grandfather. Cioè tu sei il mio papà e lui è il mio nonno. No, questo per dire che un musicista così veramente, così grande, che ha composto, l'avete sentito stasera, parte della sua musica veramente eccezionale, che l'ha trovata in tutto il mondo, in Cina, in Giappone, in America, in Australia, in Argentina, cioè tutti cantano la sua musica. Guardate con che semplicità è venuto in una piccola città come Fabriano e ha condiviso con noi questi momenti meravigliosi. Per me sarà molto difficile riconquistare il coro dopo questi 5 giorni, dico la verità, ma prometto di mettercela tutta. Ho spiato qualcosa, qualche gesto particolare, e i coristi sanno a che cosa mi riferisco. Ovviamente non farò i salti che faceva lui quando facevamo le prove, perché non ho più il fisico per farlo. Comunque, scherzi a parte, io vi ringrazio a tutti voi della presenza. Credo che questa sia una serata che scorderemo con molta difficoltà. Grazie ai coristi che hanno lavorato queste sere hanno lavorato
senza mai protestare, senza mai dire siamo stanchi dalle 7:30 della sera fino alle 11 e oltre. E grazie ovviamente al consiglio del coro, grazie agli amici che sono arrivati appositamente dall'Irlanda, grazie. Thank you. See you soon, really, really soon, because I think that this moment we never forget for all our life. Thank you very much. E a questo signore devo dire, il signore più alto con una capigliatura molto folta è il papà di Damien. Tutto il mondo è paese, vedete che ogni papà è sempre molto orgoglioso del suo figlio. Allora, grazie veramente di cuore. L'ultimo grazie è inutile che lo ripeta, ma è per Damien. Thank you, Damien. Come in Italy, and I hope we will see together again in a few time. And I hope that we can come in Ireland with our choir. Gli ho detto spacciatamente che spero che ci vedi in Irlanda, così noi andiamo. E c'è un piccolissimo omaggio finale, che Damien con la nostra corale e con la sua corale vuole fare in onore di noi italiani. Non vi dico che cos'è perché tanto lo capite adesso. Grazie di nuovo e poi buonanotte a tutti, grazie.